Removal, presenza animale, è il titolo di una performance di cui si è appena conclusa la press preview e domani inaugura ufficialmente al pubblico e inaugura insieme alla mostra Essenza Animale di Giovanni Manzoni, una mostra di disegni, e i disegni di Giovanni Manzoni saranno valorizzati da questa performance sinestetica che ha anche un valore artistico a sé. Un po' scandalosa, ma non voglio dire troppo. Sono più o meno d'accordo sul termine scandaloso, andrebbe riferito all'ambito artistico, cioè in realtà nell'arte non c'è più nulla di scandaloso. Qui abbiamo lavorato con dei corpi nudi, però non è la nudità che scandalizza, in quanto vista, udito vengono per così dire annichiliti. Credo che sia proprio la presenza, o come nel titolo della performance, removal, presenza animale, la presenza di un odore che attinge veramente a odori ancestrali, primitivi, molto animali, che induce, per così dire, etica e morale a riflettere sullo scandalo. Ma di per sé di scandaloso non c'è nulla, cioè siamo tutti abituati al nudo. Quindi. La scelta della galleria è usare e proporre l'arte a 360 gradi, da quello che può essere comunque una sfilata o un artista che dipinge live e quant'altro. Come reagisce il pubblico di fronte a una performance atipica? Le reazioni sono molteplici, dipende sempre dal soggetto e dalla persona a cui entra dentro questa forma d'arte, il che vuol dire che anche qui diventa emozione singola. I colpi di martello scandiscono i tempi della performance. Questo è voluto per richiamare parte delle opere che io faccio, che quindi sono forgiate, fatte, quindi metallo rigenerato e quindi legate a quella che è la performance e quello che voleva comunicare Joe Manzoni. I performer avevano dei copricapi molto interessanti. Si tratta di copricapi che abbiamo studiato insieme a Joe Manzoni, perché dovevano essere dei copricapi leggeri su cui lui ha dipinto e che io ho resinato. Sono fatti in un materiale particolare e poi diventeranno i contenitori del risultato della performance, anzi delle due performance in cui saranno contenuti i prodotti d'arte. Si può dire che abbiamo dato una forma visiva ai profumi? Lo reputo un complimento, perché la performance era, per così dire, a servizio di Joe Manzoni, quindi della sua arte pittorica. Il fatto di essere riuscito a creare dei profumi che diventino in qualche modo pittura, quindi addirittura dei profumi che rappresentino ancora prima di vederla la pittura stessa di Joe Manzoni, mi rende particolarmente orgoglioso. Giovanni Manzoni, possiamo dire che è uno specialista del nudo. Mi piace il Rinascimento, mi piace il tratteggio rinascimentale, mi piacerebbe che i disegni miei evocassero quell'aura di Cinquecento. Oggi abbiamo visto dei corpi femminili nudi, ma l'artista, il pittore era vestito, come mai? È stato un contrasto di idee, visto che comunque ci si è scontrati con l'idea del grande Orazio Naso con l'idea di Manzoni, e c'è stato un compromesso, visto che era una prima performance che abbiamo cercato di comporre. Il risultato per me è stato molto molto buono. C'è stata questa critica qua di essere stati per la prima volta troppo vestiti, e l'appoggio, perché sono contro i vestiti, però non ci deve essere una sintonia forse legata da un tempo maggiore. Ok, domani, che è il 16, che c'è la seconda, Joe Manzoni sarà completamente nudo. Ma non è vero, per niente. No. Lo svesto io. No, ho fatto anche un'operazione, quindi no, non posso. Sono operato i denti, non posso. Domani ci saranno delle sorprese, per qualcuno un motivo in più per partecipare, per qualcun altro un motivo per non venire. Spero in tanti, ma ecco. Se domani siamo in due gatti è colpa tua, va. Quindi se volete partecipare, domani alle ore 20:30
vi chiediamo gentilmente di registrarvi all'indirizzo ungarettiComunicazione@gmail.com. Se non lo farete non verrete cacciati, ma sarete sicuri di entrare perché aspettiamo una buona affluenza di pubblico.